Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Blu. Io sono sempre Glacialsphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando di Pokémon Blu dall'inizio alla fine senza usare cheat, trucchi, velocizzazione dell'emulatore, eccetera, ma giocandolo come lo giocheremmo sul Game Boy, insomma, certo con una grafica nettamente migliore, ma questo è un altro discorso. Andremo a battere oggi la palestra di Smeraldopoli con Giovanni, capo palestra, come ben sapete, quindi io tra una parte e l'altra sono andato nella zona Safari a catturare un po' di Pokémon. Mi sono scambiato anche, mi sembra, Nidorino, Nidoran maschio, che qui non avevo ancora trovato, anche se tecnicamente si può trovare, eccolo qui. Nidoran maschio, appunto, l'ho catturato. E ho fatto appunto questo scambio dalla mia versione di Pokémon rosso. E come vedete ne ho presi 53. Dopo ne ho presi 53 sono andato a prendere il distributore di esperienza, che volendo potremmo anche attivare. No, non è il momento, niente. Non so come si usi il distributore di esperienza, peccato. A questo punto andiamo, magari bisogna usarlo in un percorso o durante la battaglia, forse. Forse, oddio, se bisogna usarlo durante la battaglia e perdere un turno è una cosa pessima. Però dai, vediamo un po' come va. Detto ciò, quindi andiamo a battere la palestra di Smeraldopoli. Siamo qui a Smeraldopoli. Palestra Pokémon di Smeraldopoli. Sono andato anche a recuperare l'Ambra Antica, che se non sapete dov'è, scrivetemelo nei commenti, vi dirò come andarla a recuperare. Comunque a Plumbeopoli bisogna usare Taglio, dove c'è il Museo della Scienza, e lì troverete un tizio che vi dà l'Ambra Antica per resuscitare Aerodactyl. È tornato il capo palestra di Smeraldopoli, ci dice questo vecchietto. È certo che è tornato, ora tocca batterlo. Ehi tu, pseudo campione. Neanch'io so chi sia in realtà il capo palestra di Smeraldopoli, ma Guido, ma come non lo sai? Sarà sicuramente il capo palestra più duro. So che qui gli allenatori usano Pokémon di tipo terra, e infatti noi useremo Clefable e Blastoise, molto probabilmente. Allora, andiamo a iniziare a battere tutti gli allenatori che ci sono nella palestra. Ehi, cosa fai? Ti manca il fiato? No? Cioè, perché dovrebbe mancarmi il fiato se è il primo allenatore che trovo? Caro il mio fantallenatore. Che manda in campo Sandslash. A livello 39. Niente male, eh. Andiamo di Bollaraggio. Vediamo quanto danno gli facciamo. Spero almeno metà vita. Ok, niente male in realtà. Turbo sabbia. Questo è fastidioso, come ben sapete. Andiamo di uno psichico. Buono. Itta senza fallire. Come sempre, ragazzi, tra l'altro vi ricordo di lasciare. Ah, attenzione. Ah, ma oddio, no, questa diventa una cosa lunghissima. No, 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 no. No, 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 no. No. lasciamo la nostra Clefable, anche se ha subito un calo della precisione, infatti fallisce, mannaggia me. Ok, facciamo un altro bollaraggio, se fallisce di nuovo la togliamo. Ok, buono. No, andiamo assolutamente a depositare il condivido esperienza perché altrimenti ogni battaglia dura il doppio, praticamente, perché devono passare tutti i. Buonanotte, dai, tutti questi messaggi. No, 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 no. Sì, va bene, Bellsprout, bravo, sale a livello 15. Inutile Pokémon. E cerchi pure di imparare bene in polvere, cioè togli pure altro tempo all'episodio, ti rendi conto? E facciamoglielo imparare al posto di. Boh, crescita, dai, via. Ok. Beh, Sprout ha imparato bene in polvere. Oh, io sono secco. Va bene, almeno ti fosse voluto, Beh, Sprout, almeno quello, invece niente. No, andiamo assolutamente a togliere il condivido esperienza dallo zaino, perché non me la faccio tutto il restante gioco Pokémon così. Davvero, ogni battaglia dura il doppio, praticamente, con tutti i messaggi che partono sotto. E poi dà comunque pochissima esperienza ai Pokémon. Agli altri Pokémon. Pochissima esperienza. Cioè, per avere il massimo da quello strumento, tipo, dovresti avere due Pokémon in squadra, immagino. E uno lo. Così almeno l'esperienza viene divisa solo tra due Pokémon. Ok. Proseguiamo allora. E come sempre, tra l'altro, vi stavo dicendo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale, ovviamente, per non perdervi i prossimi caricamenti. Siamo addirittura d'arrivo con Pokémon Blu. Ci mancano pochi episodi a finirlo. E dopo questo gioco Pokémon ovviamente ne faremo un altro. Con chi pensate di star parlando? Qua si va avanti, eh. Qua si va assolutamente avanti. Allora, andiamo a battere gli altri allenatori che c'erano di qui.
Eccoli qui, vai. Salve. Tu cosa dici? Grr, sto andando su tutte le furie. Perché? Immagino che questo sia uno zuccapelata, potrebbe darsi. No, oh, attenzione. Un cintura nera. Ah, anche Pokémon di tipo lotta hanno qui, eh? Non si fanno mancare nulla. Peccato che il mio Clefable conosca Psichico, quindi. Beh, addio, Machop. Adios. Poi. Un bel Machoke, lasciamo la nostra Clefable. E andiamo di psichico. Anche questo dovrebbe essere un one hit KO. Esattamente. Clefable sale a livello 47. Ottimo, come vedete, senza condividere esperienza, le battaglie durano davvero la metà. Sono abbattuto. Non sono ancora degno. Va bene. Tutto te, guarda. Fai davvero tutto da solo. Faccio della gran bella musica con i miei Pokémon. Ma che Pokémon hai, scusami, che fanno musica? Vediamo cosa vuole questo domatore. Ah, con Rhyhorn? Fa bella musica Rhyhorn. Potete spiegarmi esattamente nei commenti come farebbe Rhyhorn a fare be una bella musica? Vorrei capirlo anche io, magari è qualcosa che mi sfugge, sapete? Perfetto. Siete in perfetta armonia. Ma cosa vuoi? Ma smetti di dire cavolate. Allora, andiamo a prendere prima di tutto questo strumento, un revitalizzante che farà comodo durante la lega. Il vero talento sta nello stile. Va bene, tu immagino sia un fantallenatore che dice questa cosa? No, un domatore? Ah no, che è fantallenatore. Ma hanno uno spread similissimo o sbaglio? Hanno uno spread davvero molto molto simile. Beh, Rhyhorn va giù con un bollaraggio. Immagino che sia un danno 4x. Forse lui è terra roccia come Pokémon, no? Comunque non ha difesa speciale, quindi addio Rhyhorn. Ho mancato la presa. Oh, e che ti posso dire io, scusami? Io ti posso cantare una canzone. Allora. Anzi, l'altro allenatore ti può cantare una canzone. Sono il re del karate. Non hai più scampo. Boh, per adesso, ragazzi, questa palestra me la sto mangiando a colazione. Con un solo Pokémon, one shot tutti i loro Pokémon. E non è nemmeno un Pokémon che ha mossy stab, perché sta usando psichico e Bollaraggio, che non sono mosse stab. Fossero mosse stab farebbero pure molto più danno. Brutto colpo, addio Machoke. Poi, cosa usi in Machop? Lasciamo pure Clefable. Anzi, avrei potuto mandare Pidgeotto. Dai, al prossimo se manda ancora un Pokémon di tipo lotta, mandiamo Pidgeot. Ho detto Pidgeotto prima. Vabbè, lapsus. Mandiamo Pidgeot ora. Sì, Machoke. Andiamo di Pidgeot, vai. Così si allena un po' anche lui. E useremo volo. Semplice, veloce e indolore. Loro continuano a ostinarsi a usare questi strumenti che non servono davvero a niente. Brutto colpo. E addio. Perfetto, anche Pidgeot si è preso qualche punto esperienza. Ai ai, oi oi, oi oi oi, oi oi oi. Allora, andiamo a vedere se ci sono altre vie da percorrere in questa palestra malsana. Eccoci qua, no, qua non possiamo andare. Possiamo andare però di qui. Oddio, è vero che questa cosa fa venire il mal di testa. Va bene, vai, affrontiamo lui. I tuoi Pokémon se la faranno sotto allo schiocco della mia frusta. Ok, questo è palese che sia un domatore. Eccolo qui. Sì, ok, sono un po' diversi gli sprite, non tantissimo perché hanno entrambi una frusta, non si sa bene per quale motivo. Allora, Arbok, tipo veleno e si prenderà uno bello psichico in faccia. Ecco fatto, addio Arbok. È stato bello conoscerti. E Clefable sale a livello 48, ottimo così. Poi Tauros, attenzione, ci manca ancora un attacco di tipo lotta nella nostra squadra. E contro Tauros manderemo Alakazam, che si prenderà un po' di punti esperienza gratuiti. Non sono riuscito a catturare nessun Pokémon raro nella zona Safari quando ci sono andato tra un episodio e l'altro. Nessuno dei Pokémon rari, né Tauros, né Kangaskhan, né Chansey, né Dratini. Zero. E voilà, frustata. Va bene. Sono riuscito a prendere solamente un Rhyhorn di Pokémon nuovi, diciamo. Salve tu.
La suprema disciplina tra le arti marziali è il karate. Sarà un fan di Cobra Kai, questo tipo, o di Karate Kid. A proposito, l'avete vista, no? Cobra Kai su Netflix? È molto carina come serie, specialmente se siete fan di Karate Kid. Allora, psichico, anche se non siete particolarmente fan di Karate Kid in realtà, basta solo averlo visto. Brutto colpo, su Machoke, comunque iniziano ad avere livelli altini anche loro, eh? Ok, questo va solo un Pokémon, ci sta allora. Ai! La fantastica scrittura dei dialoghi di questo gioco. Andiamo a battere anche lui. La palestra di Smeraldopoli è rimasta chiusa molto tempo, ma il nostro capo è tornato adesso. Va bene. Grazie per il resoconto così dettagliato di quello che è successo mentre ero via. Fantallenatore, chiamano in campo Nidorino. Si prenderà un bello psichico in faccia. Psichico. E addio Nidorino. Pokimandi, Nidoking. Sì, cambia un Pokémon a questo punto e mandiamo Alakazam. Ma che bellone lo sprite di Nidoking. Bello grosso, bello tozzo. Andiamo di Psichico, dai, non rischiamo con Psicoraggio, che magari non lo shotta. Anche se dubito che non lo faccia in realtà. E addio Nidoking. Dammi un po' di punti esperienza per il mio Alakazam, grazie. Che sale così a livello 46. Ho perso. Ma come? Ma come? Ma come, ma come? Ora, dobbiamo uscire e rientrare dalla palestra per riuscire ad andare dal capo palestra. Quindi usciamo. Facciamo così resettare la posizione agli allenatori. E di qua. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. No, da questa parte, scusatemi, da quest'altra parte. E andiamo a battere anche senza curarci Pokémon, non è un problema. E andiamo a battere il capo palestra. Eccolo qui. Lo riconoscete lo sprite, giusto? È Giovanni. E là, questo è il mio nascondiglio. Qui volevo ricostruire Team Rocket. Ma mi hai scovato di nuovo. Va bene allora, non mi tiro indietro questa volta. Ancora una volta dovrei affrontare il grande Giovanni. Va bene, Giovanni. Fammi vedere. Cosa sai fare nel tuo ultimo scontro con me? Perché questo, come sapete, è un Pokémon rosso e blu e verde. È l'ultimo scontro che facciamo con Giovanni. Allora, bolla raggio su Rayearn. A livello 45, quindi niente male, eh? Però va giù, come tutti gli altri. Poi chi manda? Dugtrio. Ok, contro Dugtrio cambiamo Pokémon e mandiamo Blastoise. Rientra Clefable. Eccolo qui, Blastoise a livello 48, usiamo Surf. Ok, animazione pessima, come vi ho detto anche negli scorsi episodi. Pessima davvero come animazione. Però Surf è super efficace, one shot anche Dugtrio. Blastoise sale a livello 49, niente male. Nidoqueen, sì, contro Nidoqueen manderemo invece Alakazam. E con Psichico dovrebbe farle parecchio male. Vediamo se riusciamo a one-shottarla, eh. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, yes. Addio. Poi Nidoking, lasciamo Alakazam. Un altro bello Psichico. Beh, Alakazam, ragazzi, cioè, state vedendo che è uber power alla massima potenza, eh. Cioè, probabilmente è tipo il Pokémon più forte che ci sia nel gioco. Tolto Mewtwo, magari. Ecco, contro Rhydon avrei dovuto cambiare Pokémon. Ero sovrappensiero, stavo pensando a Mewtwo. Abbiamo Psichico. Vediamo quanto li facciamo. Ah, però, non è nemmeno. Non è nemmeno super efficace. Tra l'altro, lui ha provato a usare Abisso, la mossa da One Hit KO. E l'ha fallito, giustamente. Ti sta bene. Perfetto. Abbiamo battuto Giovanni. È stata una dura lotta e hai vinto tu una dura lotta. Wow, tu hai one-shottato tutti i Pokémon. Come premio, ecco a te la medaglia Terra. Grazie, Giovanni. Molto gentile da parte tua. Con la medaglia Terra, i Pokémon di ogni livello ti obbediranno. È la prova della tua abilità come allenatore di Pokémon. Con questa puoi entrare nella Lega Pokémon. È il mio regalo per la sfida con la Lega Pokémon. Glacial riceve l'MT27, che è Terremoto. Ah no, Abisso! Sconfiggere Pokémon con un solo colpo, ma è inutile. L'ho inventata quando dirigevo questa palestra molto tempo fa.
Ora che ho perso non potrò più presentarmi ai miei scagnozzi. Team Rocket è finito ormai. D'ora in poi mi dedicherò solo allo studio dei Pokémon. È diventato un nuovo professor Oak, ragazze. Chissà, forse un giorno ci vedremo di nuovo. Addio. Ok. Quindi il Giovanni è diventato il nuovo professor Oak. Possiamo uscire da qui. Tac. Il Team Rocket si è sfaldato per sempre. Ma tu guida adesso hai capito che era il capo palestra? Cosa vai dicendo? Giovanni era il capo palestra? Eh sì. Proprio così, caro Guido. Giovanni era il capo palestra di Smeraldopoli. Ora abbiamo sconfitto definitivamente il Team Rocket. Abbiamo preso l'ultima medaglia, la medaglia Terra. E quindi abbiamo tutte le carte in regola per andare alla Lega Pokémon. Benvenuto al centro Pokémon. Sì, curami Pokémon, grazie. Perfetto, e direi di iniziare a dirigerci proprio alla Lega Pokémon. Mettiamoci in sella la nostra bicicletta. Ecco fatto, vai. E si va. Ah, è vero, qua possiamo prendere un'altra MT. E già che ci sono, già che appunto mi sono ricordato di questa cosa, un attimo, taglio. Facciamo prima un'altra cosa. Oh, devo aver preso sonno al sole. Ho sognato che un Drowsy si mangiava i miei sogni. E questa? Da dove sbuca questa MT? Che strano, tieni, puoi prenderla tu. Mettiamo la MT42 che è il mangia sogni. La MT42 contiene il mangia sogni. Ronf ronf, va bene. Qui non c'è nessun'altra cosa da prendere, però appunto c'era quello strumento, quell'MT. E appunto già che mi sono ricordato ora delle MT, lasciamo giù sia questa MT42, anzi direi proprio di... direi proprio di buttarla in realtà, sia l'MT42 perché non c'è più spazio nel box altrimenti. Buttiamola via. MT27 butta. Tanto Abisso non inseriremo mai nessuno, ragazzi, è orrenda come mossa. E buttiamo via anche Mangiasogni. Vai, butta. Perfetto. Non era necessario venire qui al PC, però l'ho fatto comunque. E a questo punto si va alla Lega Pokémon bicicletta. Vai. E si parte. Con la musichetta della bicicletta. Su. Ah, è vero! C'è il rivale, mi ero scordato di questa cosa. Cosa? Glacial? Che sorpresa vederti qui. E così vai alla Lega Pokémon e hai anche tutte le medaglie? Fantastico. Allora ti sfido, Glacial, in preparazione alla Lega Pokémon. Cominciamo. Ok, lui manda in campo Pidgeot come primo Pokémon. Noi abbiamo ancora Clefable, mi sa. Avrei dovuto mettere Jolteon. E fulminare il suo Pidgeot. Ok, come livelli ora siamo esattamente uguali a lui. Anzi, lui probabilmente è un po' più forte in realtà. Turbine, ma sta bene Incolumi. Andiamo di tripletta. Che gli fa parecchio male, Staba anche, infatti. Mezza vita via di tripletta. Attacco d'ala, dovremmo resistere abbastanza bene, infatti. Altra tripletta, per favore prendi un roll un pochettino più alto che lo uccidiamo. No, niente. Era un roll alto quell'altro, quello che abbiamo fatto. Andiamo di bolla raggio. Attacco rapido. Bolla raggio. Ah, brutto colpo, grazie. L'hai fatto ora quando non serviva Clefable. Che sale anche a livello 49, niente male. Allora, Rayorn. Sì, cambia un Pokémon contro Rayorn e mandiamo Blastoise. Deve prendere un po' di punti esperienza anche il nostro buon Blastoise. Surf. Easy Boy. E addio. Addio, bel Rayorn. Poi vediamo chi manda lui. Gyarados, o meglio Gyarados. Allora, andiamo di Jolteon. Che era da un po' che non lo utilizzavamo, Jolteon, eh? Era dagli episodi con i percorsi d'acqua. Andiamo di Fulmine e addio Gyarados. Altro molto bello lo spread di Gyarados, eh? Molto figo. Pure brutto colpo li abbiamo fatto. Da quanto l'abbiamo colpito forte. Growlithe. Growlithe. Lasciamo comunque Jolteon, che ha bisogno di un po' di esperienza. Tanto con un Fulmine dovrebbe fargli parecchio male. Anche se è di un livello più alto. Non penso lo shotti. Invece l'ha shottato. Va bene. Ottimo così. E tocca ad Alakazam. Sì, contro Alakazam cambia un Pokémon. Dobbiamo mandare qualcuno che lo colpisca molto forte. E quindi andiamo di Pidgeot. Andiamo di Pidgeot che userà volo. E spero che lo shotti. Ah, colpisce prima lui. Non dovrebbe comunque shottarmi in teoria. Mi farà molto male ma non mi shotterà. Ok, infatti.
Userà un'altra volta Psycho Pomma fallisce. Ora vediamo quanto gli faccia male noi con volo. Nemmeno così tanto in realtà. Allora, bisogna vedere se colpisce prima lui. Però mi sa di sì. Proviamo comunque con lo sdoppiatore. Se coraggio, forse non ci sciotta. Forse non ci sciotta. Però noi ci suicidiamo, infatti. Ci suicidiamo, purtroppo. Esatto. Nessuno ha preso esperienza, mannaggia me. Ne manca solo Venusaur a questo punto. E quindi noi mandiamo la Kazam. No, non voglio cambiare Pokémon, ho appena mandato la Kazam. Ok, contro di lui, Psichico dovrebbe one-shottarlo. Tra l'altro ha dei livelli altissimi rispetto a noi lui. 6 livelli sopra. Alla faccia. Ok, un bel po' di punti esperienza. E alla Kazam sale a livello 47. Ottimo così. Cosa? Mi sono solo distratto. Va bene, va bene. Mi ha fatto bene. Sono pronto per la Lega Pokémon. Glacial, devi fare più allenamento. Ma questo lo sai. Me ne vado ora. Ci vediamo? Beh, ma non ha senso quello che hai detto. Cioè, hai perso contro di me. Non dovresti essere pronto per la Lega Pokémon. Dato che poi, boh, tu la vinci. In teoria io dovrei già essere più forte dei Fantastici 4, quindi. O beh, sì, dei Super 4. Buonanotte. Per quale hai detto Fantastici 4? Allora, curiamoci Pokémon. Andiamo di questa bella curetta. Ecco fatto. Arrivederci. E a questo punto andiamo effettivamente verso la Lega Pokémon. Strumenti, bicicletta. Non avremo più interruzioni da Rosso o chi per lui. E vamos. Ah, l'interruzione del Pokémon selvatico di livello 2. Che esce così. Dal nulla. Uno Spearow contro Clefable. Va bene, fuga. Sarebbe stato bello se mi avesse detto non si scappa e avrebbe tentato di uccidermi. E avesse tentato di uccidermi, anzi. Ok, uno Spearow però penso a livello un po' più alto, vero? Ah no, sempre livello 5 qui. Ok. Vabbè, giustamente si poteva raggiungere subito questa erba alta, quindi ha anche senso. Lega Pokémon, porta principale. Vai. Andiamo alla porta principale della Lega Pokémon. Non ci sono strumenti qui. Un edificio gigante questo. Anche qui non ci sono né strumenti né persone. Oh, ma questa è la medaglia sasso. Passa pure, grazie. Salve. Puoi passare solo se hai la medaglia cascata. Oh, ma è proprio la medaglia cascata. Wow, benissimo, passa pure, grazie. Allora, si va da questa parte? No, si va di qua. Vamos. Godiamoci la musichetta. Puoi passare solo se hai la medaglia tuono. Oh, ma è proprio la medaglia tuono. Benissimo, passa pure, grazie. Strumentini, strumentini da qualche parte qui. No. No, niente, qui si torna addirittura indietro. Di qua invece? Nada. Salve, guardia. Puoi passare solo se hai la medaglia arcobaleno. Oh, è proprio la medaglia arcobaleno. Benissimo, passa pure, grazie. Qui bisogna dare surf, quindi strumenti, no, Pokémon. Blasto, surf, vai. E si va. Ma tu? Puoi passare solo se hai la medaglia anima. Oh, è proprio la medaglia anima. Perché hanno messo un poliziotto in acqua a controllare le persone? Va bene. Boh, contenti loro. Questa cosa serve? Niente, questo isolotto. Avrebbero potuto metterlo qui il poliziotto, no? Sarebbe stato un po' meno ridicola come cosa. Ah, questo è un altro che mi controlla in acqua. Puoi passare solo se hai la medaglia palude. Oh, è proprio la medaglia palude. Benissimo, passa pure. Grazie. Andiamo in su. Ok, non abbiamo nemmeno incontrato Pokémon selvatici. Qui invece potremmo incontrare Pokémon selvatici. E lo facciamo subito nella prima erba alta. Oh, un ditto che abbiamo già, tra l'altro. Che abbiamo già. E in questa prima generazione, non esistendo le uova, non serve praticamente a niente, ditto. È solamente un Pokémon. Oh, ma basta! Ma quanti Pokémon vogliono farmi incontrare? Un Sandshrew a livello 26. Fuga. Proseguiamo. Stavo cercando eventuali strumenti, eh. Salve, guardia. Puoi passare solo se hai la medaglia vulcano. Oh, ma è proprio la medaglia vulcano! Benissimo, passa pure, grazie. Strumentino qui? Nope. Niente strumenti qui, vero?
In Pokémon Rosso Fuoco qualcosa di invisibile ce l'avevano messo, ma anche di visibile se non ricordo male. Puoi passare solo se hai la medaglia Terra. Oh, è proprio la medaglia Terra. Benissimo, passa pure, grazie. E siamo arrivati alla porta Via Vittoria, Lega Pokémon. È una porta, è un edificio la Via Vittoria. Quindi è proprio un edificio. Allora, a questo punto mettiamo davanti il buon Jolteon, che deve salire di livello, insieme a Pidgeot. Tocca a loro far salire di livello. Poi Alakazam. Non è messo malissimo, però anche lui deve salire, ovviamente. Questi tre devono salire. Ma saliranno nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!